Ciao ragazzi, facciamo un video tra la differenza fra palette cinese e palette originale. Questa è la chocolate gold, quella originale che avevo preso. Questa è la originale Too Faced. E poi ho preso la chocolate gold cinese. Questa qua, già la differenza si vede fra l'uno e l'altro. Lo specchio è arrivato rotto. E già la cosa non mi piace, e vabbè. Infatti i colori sono un po' maciullati, però più o meno sono simili. Questa è l'originale, quella sopra, e quella sotto è la copia. Adesso facciamo la differenza fra i vari colori, anche perché comunque i colori si chiamano allo stesso modo di quella originale. Prima, il primo colore che vi faccio vedere è quello originale, il secondo è la copia, così confrontiamo un attimino. Allora, questo è il colore Money Bags, questo è quello originale, questo è quello cinese, della palette cinese. La differenza la vedete benissimo, nel senso che questo colore è molto più scuro. Già si vede la cialda che quello originale è molto più scuro ed è molto più bello. Questo qua invece diciamo è un verde normale. Ok, quindi nulla diciamo di così simile, diciamo, perché comunque si vede la differenza. Passiamo a uno dei colori di punta, il chocolate gold. Allora, questo è il chocolate gold originale. Vedete che differenza, che luce intensa. Questo qua invece è quello della palette cinese, che ovviamente ha lo stesso colore. La differenza si vede benissimo. Questo è molto più bello, molto più luminoso e soprattutto è ha i brillantini. Si vede già sulla palette, questo qua invece no, le palette qua di quella cinese sono proprio piatte, brillantini non se ne vedono. Più luminoso, brillantinato, molto più carino. Quindi finora la palette originale Too Faced batte 2 a 0. Allora, Rich Girl originale cinese. Differenza immensa. Immensa. Tra l'altro, questo è un marroncino con una punta di grigio, che tra l'altro vedendo così non si vede neanche il marrone. E questo invece, diciamo, è più che altro un bianco. Quindi la differenza è enorme. Quindi diciamo che nella palette Too Faced, che quasi quasi me la ricompro per averne un'altra, c'è anche una scelta di colore un po' più differente.
E questo è il cocoa truffle originale Too Faced, e questo è quello cinese. La differenza è mai, nel senso che questo è un marrone, questo qua invece è un arancio con una punta di marrone. Allora, io come tonalità, siccome non mi piacciono i marroni, preferisco questo. Però è una cosa, diciamo, che dipende dalle persone. Allora, questo qua invece è Decadent, che nella versione originale è un nero. Questo pure è nero, però, diciamo, non sembra più un nero nero, sembra più un marrone scuro, quasi nero. A me, diciamo, questi due colori proprio non me ne può fregare di meno, nel senso che non mi piacciono già normalmente, quindi vabbè. E adesso veniamo alla seconda riga. E qua pure ci sarà da divertirsi. Basta che riesco a lavarmi le mani per bene, così non faccio danni. Questo è il Love Cocoa originale, bello come colore, anche se a me non piacciono i marroni. Questo qua è il Love Cocoa cinese. Qual è la differenza? La differenza si vede già nella cialda, nel senso che la Too Faced originale la cialda è già più scura, questa qua invece è quella cinese, la cialda è molto più chiara, di due gradazioni perlomeno più chiara. La differenza si vede. A me, per carità, piacciono tutte e due, però trovo comunque fatta meglio, ma di poco per quanto riguarda questo colore, sempre quella Too Faced. Quindi io per ora vi consiglio di prendere quella originale, anche se ovviamente vi costa molto, ma molto di più rispetto a questa cinese, che a me, se non mi sbaglio, è costata 9,50 €, quindi quanto speso? Zero in confronto a quella originale, sinceramente. E adesso veniamo a Old Money, che è questo qua. Questo è quello Too Faced originale. Guardate che bellezza. È un oro marrone. Bello, bello. Questo qua invece è quello cinese, rispetto alla cialda originale, già si vede che è molto ma molto più chiaro. Io sinceramente preferisco questo, però devo ammettere che non sono mai nessuno dei due. E qua c'è da ridere. Allora, questo è il New Money originale, questo è quello cinese. Qual è la differenza? Sono belli tutti e due, per carità, però questo, questo qua, quello cinese rispetto a quello originale, è un rosa. In realtà la cialda è fucsia. Vedete, questo è quello originale ed è fucsia. Quest'altro qua invece è rosa. Vedete, è rosa. La differenza si vede, è enorme.
E appunto, questo è lo stesso, diciamo, di Love Cocoa e Old Money, i tre colori vicini. Proprio la differenza si vede, è lo stesso di Rich Girl e Money Bags. Quindi diciamo, i colori hanno tutta una cialda più chiara. Questo è Famous. La differenza si vede perché qua la cialda, diciamo, è un diciamo è come più o meno chocolate gold, però è un po' più marrone. Questo qua invece è la versione cinese ed è più gialla. Si vede più gialla. Poi, questo qua invece è Classy Sassy, questa è la versione originale, come vedete questo è più marrone, questo qua invece è più beige, quindi la differenza si vede molto ma molto più chiaro, si vede. Sono tutti e due nel senso carini perché sono molto luminosi, però la differenza si vede, è come se si vede. Questi che non si vedono sono So Bougie, questo è quello originale e questo è quello cinese. La differenza si vede che questo è più marrone, è un marrone più scuro, quindi diciamo la differenza più che altro sono le tonalità, però come colori non mi piace nessuno dei due. Per quanto riguarda il discorso Too Faced, di questo colore, sta cialda fa schifo. Perché fa schifo? Perché veramente il colore è poco prelevabile, duro, fa schifo. Si preleva un po' meglio quello cinese, però diciamo come colore non ci siamo. Questo è Olla Foradolla. Questo qua è bellissimo, vedete, un verde glitterato. Questo qua invece è la versione cinese. È bella anche lei, però si vede la differenza. Questo è molto ma molto più chiaro. È tutto un altro colore proprio. Per carità. Non è una brutta palette questa cinese, però la differenza si vede tanto. Stavolta non posso fare a meno di fare per quella Too Faced, sinceramente. Non sono quella che ama la Too Faced, per carità, però certe cose le devo dire.
Questo è gold dipped. Vedete la differenza? Questo qua è un oro. Questo qua è invece un normale giallo. Anche se, diciamo, è più, come dire, è più luminoso, però la differenza si vede. Questo è un vero e proprio oro, questo qua no, è molto più spento. Anche se devo ammettere che comunque non è male. Se uno vuole risparmiare non è male per niente. Poi questo qua è Lavin Lavish, che è un vero e proprio viola, vedete? Questa qua invece è la versione cinese, è un... Allora, come si vede la cialda è un marrone fucsia. Vedete, la differenza è immane, a me piacciono tutte e due. Per carità, non posso dire che facciano schifo, però la differenza è immane proprio. Adesso ci sono gli ultimi due colori, quindi portate un attimino di pazienza. Tanto fra poco ho finito di rompervi le palle. Allora, questo qua è Dripping Diamond. Questo è un argento, questo qua invece è un grigio normale, niente di che, questo è super. Detto proprio. Ultimo colore, questo è uno dei super schifosi. E si chiama Rolling in Doubt. Questo è quello originale, questo è quello cinese. Cosa devo dire? Sono due colori che non mi piacciono. Solo che questo è più rosa. Anzi, diciamo, questo è più neutro, più che altro, perché non si vede neanche tanto la punta di rosa. Questo invece è più marrone. Si vede, no, la differenza, si vede. Allora, a me sinceramente non mi piace nessuno dei due, né quello della Too Faced né quello cinese. Quello cinese però devo dire che si preleva poco, questo lo devo dire. E per questo che cosa vi posso dire? Tanto ormai i colori li abbiamo finiti. Allora, cosa posso dire? Che in questo caso la palette è meglio quella originale. Questa si chiude. Quello originale si chiude e si richiude facilmente. Avete sentito il tac? Questa qua cinese si apre, si chiude, però non rimane chiusa. Zac, non rimane chiusa. Sentite il tac, però non si chiude. Sembra aperta. Che vi posso dire? Però comunque diciamo che non sono neanche così tanto scontenta. Capito? Nel senso che non è male, magari questa me la posso portare giù per truccarmi. Tanto così. La cosa che mi è dispiaciuta è lo specchio, che è arrivato rotto, che ha rovinato anche un po' il colore, però vabbè, dai. In fin dei conti si è fatto un viaggio di chilometri, chilometri, quindi va buono. Ci può anche stare questo. E con questo vi saluto, ciao a tutti.